Cos'è quel puntino luminoso vicino alla Luna che si vede stasera in cielo? Quando posso osservare Giove in questo periodo? E a cosa serve l'ora legale? Bentornato a questo appuntamento quotidiano, o quasi, caro osservatore del cielo. In questo almanacco astronomico scopriremo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù tra oggi e domani. Oggi è sabato 28 marzo 2020, sesto giorno della tredicesima settimana, 88° giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.937. Alle 12.19 minuti la nostra stella è passata al meridiano, mentre alle 18.37 si adagerà dietro l'orizzonte dopo aver trascorso con noi ben 12 ore e 35 minuti. Oggi la luna crescente passerà al meridiano alle 15.19, illuminata al 15%. Cos'è quel puntino luminoso vicino alla Luna che si vede stasera in cielo in direzione ovest? Chi segue questo canale lo saprà già. È Venere, il secondo pianeta per distanza dal Sole. Stasera Venere e la Luna sono in congiunzione, cioè si trovano alla minima distanza apparente, almeno per questo periodo. Distano poco più di 6 gradi, quasi la metà rispetto a ieri. 6 gradi equivalgono circa alle tre dita centrali della mano a braccio teso. Il moto di rivoluzione della Luna attorno alla Terra, che appare come un migrare tra le stelle del cielo, è facilmente visibile da chiunque, osservando il nostro satellite ora dopo ora, oppure più facilmente giorno dopo giorno. Se si conoscono le stelle o le costellazioni, l'osservazione di questo movimento è semplificato. Se non si ha confidenza col cielo, si possono usare, in alcune condizioni, i pianeti più brillanti, come Venere in questo periodo. Certo, anche Venere si muove in cielo, ma meno della Luna. Così, se continuerete a osservare questi due astri nei prossimi giorni, vedrete chiaramente di quanto rapida è la nostra cara Selene nel solcare il firmamento. Alle 21.18 le tenebre caleranno sopra di noi. Inizierà così la notte astronomica, anche se qualche bagliore rimarrà fino alle 22.42, quando la Luna se ne andrà definitivamente. Questa è la notte del cambio dell'ora. Perché si passa dall'ora solare all'ora legale? La questione è abbastanza semplice. È dovuta sia ad un fatto astronomico che alle nostre usanze sociali. La questione astronomica di base è che il mezzogiorno, come dice la parola stessa, indica circa la metà del giorno solare, cioè l'ora di mezzo tra l'alba e il tramonto. Se seguite questo canale avrete notato che al mezzogiorno locale, il momento in cui il sole passa al meridiano, cambia durante l'anno, ma non di molto. E comunque non meno di quanto lo facciano alba e tramonto. Per esempio, al solstizio d'inverno il sole sorge alle 7.50 e tramonta alle 16.50, per una durata totale del giorno di circa 9 ore. Senza l'ora legale, al solstizio d'estate il sole sorgerebbe alle 4.30 e tramonterebbe alle 20, con un dì che dura 15 ore e 30 minuti. Tra le albe o tra i tramonti dei solstizi ci sono differenze di 3 ore e mezza, mentre la lunghezza del dì passa dalle 9 ore d'inverno alle 15 ore e 30 dell'estate. Analizziamo ora l'aspetto socioculturale, facendo un ragionamento generale. L'approccio umano alla vita quotidiana può essere diviso in due grandi categorie. La prima è quella in cui noi esseri umani ci adattiamo al sorgere e tramontare del sole. In questo modo si sfrutta appieno la luce della nostra stella. Il mezzogiorno è davvero il momento a metà della giornata vissute, ma il ciclo della vita quotidiana cambia in base alle stagioni. Per esempio, ci si alza presto in estate e tardi in inverno. Questo probabilmente era ed è l'approccio delle popolazioni che non hanno corrente elettrica e attività produttive organizzate. Il secondo approccio è quello in cui non seguiamo più il sorgere e tramontare del sole per organizzare le nostre vite, ma orari fissi non strettamente legati al cielo. In questo caso, che ci sia luce solare o no, poco importa per una gran parte delle attività umane. Il mezzogiorno non è per forza la metà della giornata vissuta e il ciclo della vita quotidiana è potenzialmente uguale in tutte le stagioni. Questo è il nostro caso, una società che genera e usa corrente elettrica e possiede attività produttive per lo più organizzate indipendentemente dalla luce solare, per una questione di comodità. L'ora legale entra in gioco nella nostra società per risparmiare corrente. In teoria, se riuscissimo ad adattarci ai cicli giornalieri del sole, risparmieremmo energia senza aver bisogno dell'ora legale. Ma non è così facile farlo nella nostra civiltà, perché richiederebbe una rimodulazione su base stagionale degli stili di vita. Che casino sarebbe avere gli orari degli uffici che cambiano di stagione in stagione?
Inoltre, la nostra vita quotidiana e sociale si svolge più nella seconda metà della giornata, dalle 12 alle 24, che nella prima, dalle 00 alle 12. Quindi, anziché adattarci noi al ciclo solare, conviene usare un trucchetto, quello dell'ora legale. Con l'ora legale, per esempio, al solstizio d'estate il sole sorgerà alle 5.30 anziché alle 4.30 e tramonterà alle 21 anziché alle 20, permettendoci così di usare un'ora di luce in più la sera e una in meno la mattina. Perché, come avevamo detto, la maggior parte di noi vive soprattutto nella seconda metà della giornata. Questo non vuol dire che si produca in qualche modo magico luce dal nulla. No, la durata del periodo di luce rimane sempre quella indipendentemente dall'ora solare o l'ora legale, che sono delle convenzioni umane. Spostare l'ora in avanti vuol dire saltare un'ora, vuol dire che domani il giorno durerà 23 ore anziché 24. Ciò introduce una differenza di un'ora tra l'ora dell'orologio e quella del sole. Questo fa sì che si riesca a mantenere fissa la schedulazione delle attività, per esempio l'orario di apertura degli uffici alle 8.30, recuperando un'ora di luce la sera. Il prossimo cambio dell'ora avverrà la notte tra il 24 e il 25 ottobre 2020, giorno in cui torneremo alla cosiddetta ora solare. Domenica 29 marzo alle 5.18 la notte astronomica finirà. Tre quarti d'ora dopo è il momento di concentrarci su Marte e Saturno, visibili verso sud-est. Sono poco più in basso e a sinistra di Giove. Giove, per chi non segue il canale, è l'astro più brillante del mattino, visibile verso sud-est in questo periodo. Marte è il quarto pianeta per distanza dal Sole, Giove il quinto e Saturno il sesto. Essendo il pianeta più vicino al Sole dei tre, si muove più rapidamente degli altri, sia lungo la sua orbita che nel suo moto apparente in cielo. È il motivo fisico principale per cui in questo periodo stiamo vedendo Marte avvicinarsi apparentemente a Saturno. Il Sole sorgerà alle 6.58, mentre alle 9.36 lo farà la Luna. Io sono Luca e vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e vi auguro buonanotte e buone stelle.